Salve a tutti, ecco un tour virtuale del nostro museo. Questo non si vede molto, ma è il terrazzo, ma siccome è buio non si vede niente. La cucina, che diventerà una sorta di ufficio nord europeo. In questo momento conserviamo i nastri magnetici. Il bagno, con un'apposita vasca da bagno per poter lavare i PDP 11. Come dicevamo, questo è il bagno. Andiamo, usciamo dalla cucina e entriamo nella mediateca, nella quale stiamo sistemando scaffali a non finire, rastrelliere per i nastri magnetici e quant'altro. Ecco Ninux con la scala. Microsoft, cosa stai leggendo? Puoi anche parlare se vuoi. E questo è Luca, che diventerà il più bravo di tutti noi. Ok, questo è un armadio a muro in cui già abbiamo messo dei nastri. Percorriamo questo piccolo corridoio ed entriamo in quello che sarà il laboratorio di elettronica, che è questo spazio qui. È una stanza che sembra adatta per il laboratorio, anche lei con vista sull'esterno. È buio, non si vede un cacchio. Ora da questa stanza andiamo nel salone di ingresso. Il salone di ingresso, che è attualmente pieno di scatole. Eccolo qua. Ed ecco il salone di ingresso. Sto facendo un video del museo, quindi siate seri. Molto seri. Abbiamo persino il videocitofono. Questa è tutta documentazione che finirà sugli scaffali. Permesso, permesso? La rappresentanza catanese sta per muoversi. Il logo del museo, quadro dell'artista, scheda dell'Olivetti e Lea, e questa è l'altra stanza, è grande più o meno come l'altra, e nella quale abbiamo per adesso stipato un po' di hardware e un po' di lettori di media che finiranno nella mediateca per leggere i vari nastri magnetici, farne i backup, metterli online e pubblicarli. Beh, direi che questo è il primo piano della nostra sede. Direi che può bastare.